Cazzo, oh, mi scusi, sua Caterina, ma dico proprio tutte oggi devono capitare, che vitaccia da cani. Vada, vada lei, faccia qualcosa. Andiamo. Delinquenti. Senza l'iniezione non suona, sto scemo. Il complesso è fermo. Delinquenti e cretini, ma io vi denuncio, vi mando in galera, vi mando. È un brutto taglio, zero. Prema, positivo. Prema, prema forte. Sicuramente si è recisa l'arteria. Zero positivo. Corra a chiamare Annibale. Subito. Oh, la Madonna. Non bestemmi. Ho bisogno del suo sangue. Lei è dello stesso gruppo sanguigno e questo ragazzo muore. Si stenda lì. Ma io sono in sciopero. Ma che sciopero del cavolo? Del cavolo, sì. Avanti, sì. Si stenda lì. Eccomi. Ma come mai proprio io devo... L'ospedale... Stringa il pugno. Sì, stringa. Sì, stringo. Sì, perché... Così la vena dopo il singolo... Si vede bene la vena, attenta, occhio. Ma no, porca vacca, non è possibile, porca vacca. Eh sì, porca vacca. Bello quanto? Bello, bello, rosso, bellissimo. Bello, rosso, ma... Calma, calma. Eh? Calma, un momento, pazienza. Basta? Pazienza, pazienza. È mio, eh? È mio. Ma tutto quel sangue... Come va? Forza, forza, su! Forza, su! Porca quanto! Ciao mamma, sono all'ospedale! Ah, non ti preoccupare! Aiuto lo sciopero! Avete riparato il freno della bici? Sì, sono in teleselezione! Non ti preoccupare, tanto paga l'ospedale! Mi gira la testa. Vedo rosso, giallo. Vedo, come mai vedo giallo? Il bambino. Madre. Lo sciopero è finito. Mo. Annibale, cosa ti hanno fatto? Mi ha tolto via tutto il sangue. Ci voleva una trasfusione più urgente. Boh, secondo me l'hanno pompato troppo. Per metterlo fuori di combattimento, ecco perché. Compagno, vuoi sporgere denuncia? O vuoi che vada a parlare con gente che so io? Mi ha detto, dammi il tuo sangue. E io, anche la vita se vuoi. Vuoi un occhio? Un braccio? Serviti pure, l'Annibale è tuo. Hai il delirio. Vuoi una gamba, quella buona, un polmone. Lei voleva il sangue. Me l'ha succhiato tutto, goccia a goccia. Ma come ti senti? Felice? Sì, sì, la debolezza. Tanto felice. La passeggiata lungo la sponda occidentale sta per concludersi. Sigaretta!
insieme agli altri della città e del lago, rivela l'inconfondibile caratteristica di... Ragazzi, ragazzi, un operaio della Polovo è restato preso con il braccio nella taglierina. L'ha perso tutto. Fino alla spalla. Non li mettete i dispositivi di sicurezza, eh? Tanto mica sono i vostri figli che lavorano in fabbrica. Hai ragione. Oh, secondo voi è meglio perdere una gamba o un braccio? Oh, che sono. Quale dei due? Beh, uno dei due. Eh no, il sinistro è meno importante del destro. Non è mica una domanda vanvera. Io direi sinistro. Per me è meglio perdere una gamba, eh. Ti sbagli. Senza una gamba non cammini, non corri e se devi fare l'amore, stai tranquillo che c'è qualche difficoltà. Oh, ma guarda, senza un braccio si fa fatica anche andare a eccesso, ha capito? Ma vai a cagare, vai. Ma guarda il discorso che fa questo qua. E così passa la vita. Oi, oi, dov'è che andate? Abbiamo sbagliato ospedale, è il braccio della Polovo. Presto, in sala operatoria. Si entra di qua. Sì, di qua. Ah, dai. Ci sono novità, eh? No, 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 non c'è nessuna novità. Nessuno? Ripasserò. Ci vediamo domattina? No, domani è giovedì, al mattino presto sarà operatoria. Poi siamo in piena asiatica, letti di qua, di là, non posso. Allora ci vediamo domani sera al bar. Ciao. Va bene, ciao. Ciao, Varini. Dai, lì tranquillo. Ti facciamo il museo. Ciao, Nicole. Ciao. Questo? Chi è che l'ha messo qui? È l'operaio della Polovo, per ordine di Sor Germana. Solamente stanotte. Domani lo portano a Milano. Fatto bene. Tanto io per una notte posso anche non dormire. E così li hanno ricucito, eh? Bel lavoro. Tu credi che si riattacchi? Io dico di sì. Questo bambino non può dormire qui. Lo portiamo nel suo lettino. Grazie, madre, per tutto quello che la fa per Giacomino. Mi ha levato un peso dal cuore. Adesso ti mettiamo a dormire nel tuo letto, eh? Suor Germania, c'è il diavolo. Ma no, figurati. Cosa fa nel mio letto?
Cosa si può fare in un letto? Si dorme, specialmente in un letto rispettabile come il suo. Come ha fatto a entrare nella mia stanza?